politici hanno sempre la tentazione del tatticismo e dell'empirismo, cioè della soluzione immediata, liberarsi dalle grane del momento. E non si rendono conto che possono liberarsi dalle grane magari creandone di più gravi per il futuro, cioè non si rendono conto che le decisioni che prendono creano delle situazioni per il domani, in quanto il domani è compreso già alle sue radici nell'oggi, creano delle situazioni per il domani che possono essere più gravi e insolubili. E la mancanza, non dico di cultura, sono tutte persone colte, ma la mancanza dell'uso della cultura, cioè della ricerca del contesto storico generale, storico sociale, economico, politico in cui i problemi vanno inquadrati, il desiderio di uscire per la tangente, come si dice, di liberarsi, fa sì che i politici cadano appunto sempre in questa tentazione diabolica, mai in quella contraria di utilizzare la cultura. Io ho fatto personalmente l'esperienza nella mia vita politica, credo di avere dato un certo contributo, aver seminato in una certa misura delle idee che sono poi rivelate giuste, ma sono sempre stato messo in minoranza finché ho deciso di abbandonare la politica per la cultura.